Ciao ragazze, bentornate sul canale. Finalmente ce l'ho fatta registrare questo video, che è il video che avete visto, il video con il trucco che avete visto qualche giorno fa su Instagram, quel giorno in cui avevo la maglietta rosa. E vabbè, è il trucco che ho fatto con la palette di Charlotte Tilbury, la Pillow Talk, e con un'altra serie di prodottini che vi mostro durante il video. State attente perché in questo video trovate anche la review sul fondotinta di Lancôme, il Tinted Doll Ultra Wear Nude. Vi do un po' le informazioni, insomma, che ho e le mie sensazioni dopo averlo testato, quindi non lo farò uscire non gli farò un video dedicato, ve l'ho inserito qui così avete tutte e due. E niente, vi lascio al video, preparatevi, fatevi un caffè perché mi sa che ho fatto una cosa lunghissima. E ci vediamo alla fine. Allora, iniziamo subito. Cosa vi farò vedere oggi? Intanto il fondotinta che volevo recensirvi nel video base perfetta, ma a questo punto vi recensisco adesso così uniamo... prendiamo due piccioni con una fava. Allora, il nuovo Tinted Doll Ultra Wear Nude di Lancôme è il nuovo fondotinta uscito, l'ultimo uscito, ed è praticamente questo fondotinta fluido così. Molto fluido, va agitato infatti molto prima di essere utilizzato. La mia colorazione è la 005, aspettate, poi parliamo della colorazione. Abbiamo un SPF 19, che cos'è un 19? Dammi un 20, vabbè, un 19. 24 ore di tenuta e controllo della lucidità, un finish matte naturale, una coprenza leggera, modulabile. Modulabile fino a una coprenza, direi, media. Non diventa mai un super full coverage, ok? Nonostante la coprenza media sia comunque molto accettabile. Però se state cercando un fondotinta full coverage non è questo, ma vi lascio al... ve lo metto qui nelle schede il video review della It Cosmetic CC Cream, che è l'ultima che vi ho recensito full coverage, che è quella veramente per chi ha problemi o per chi vuole semplicemente un effetto bello full, bello pieno sul viso, può usare quella. Vi dicevo della colorazione, intanto lo shakerò e lo agito. Vi dicevo della colorazione perché io ho preso la 005, che viene chiamata, ho conservato la scatola anche apposta, Beige Ivory. Viene chiamata Beige Ivory e quindi io di solito prendo un Ivory fra i fondotinta. Però c'erano veramente tantissime colorazioni e quindi io sono andata in negozio, li ho sbocciati un po', però dato che... un pochino ossida, vi dicevo che sono andata in negozio e li ho provati, li ho tenuti comunque sulla mano e un pochino secondo me il colore ossida, infatti ho optato per lo 005 dopo averlo indossato sulla mano, dopo un 5 minuti, nel frattempo mi ero fatto un giro a vedere tutte le novità. Però appena lo metterò, adesso vedrete anche voi, faccio questa premessa così non mi dite oddio Fede il fondotinta è troppo chiaro, aspettate fino alla fine perché poi comunque si uniforma bene. Allora, questo è il fondotinta, vedete come scende, come scivola, come liquido. Mi avvicino un pochino, così. Ok, mi sono avvicinata un pochino, vi stavo facendo vedere il fondotinta quanto è liquido, nel frattempo sta anche scivolando. Io uso una spugnetta, questa è la spugnetta di Emax Design, sono quelle spugnette che trovate su Amazon, comunque ve ne parlerò nel video dei preferiti meglio, quindi aspettate qualche giorno ed esce quel video lì. Allora, vedete, sono un po' congestionata, poi inizio ad avere un po' di allergie, quindi adesso inizierò ad avere un po' di rossori perché mi soffio sempre il naso. Però vedete come una prima passata, cioè non ho neanche lavorato tantissimo, già mi piace. Comunque rispetto al collo va bene. Io ho provato ad utilizzarlo sia con il pennello, con vari tipi di pennello, sia con questo, il classico buffing brush, che con questi pennelli così, e non è che mi aveva mai convinto più di tanto, sinceramente. Infatti ero quasi, ci ho messo un po' per provarlo perché non mi convinceva, eppure ne vedevo delle recensioni in cui veniva osannato e quindi dicevo
c'è qualcosa che non mi torna. Perché non mi piaceva? Non mi piaceva perché con il pennello mi finiva nei pori del naso. Io sono portatrice di pori e sarò portatrice di pori per sempre. Adesso guai se me li tolgono, perché non ci sono anche affezionata. E con appunto l'applicazione con il pennello, forse perché il prodotto si tirava, non lo so, non ho idea. E non mi piaceva, non mi piaceva perché non mi uniformava bene, cioè non era un effetto seconda pelle. Io adesso ho dovuto rimettere del prodotto sulla mano, però come vedete questo è il risultato con una sola passata. Ora, io adesso ne prenderò un pochino, ma giusto, guardate, veramente, veramente così, e andrò sempre con la spugnetta solo qui, dove voglio un po' più di copertura, perché sono sicura che tra un po' uscirà il rossore alla prossima soffiata di naso. Vedete il risultato? È un fondotinta che resta veramente molto molto naturale. E tornando al discorso del pennello, non mi piaceva perché poi comunque io dovevo ripassare con la spugnetta. Utilizzando questa, tra l'altro questa nera, che è la prima che sto provando, quindi non vi so ancora dire molto delle altre, perché questa mi piace veramente così tanto che non provo le altre ancora. Però utilizzando appunto questa spugnetta mi piace molto l'effetto che fa, veramente tanto. Ed è un fondotinta che mi dura veramente fino a sera. Anche io lucidando durante il corso della giornata, magari mangio, che ne so, la prima parte dove mi va via è sempre la zona del mento, perché comunque io mi rendo conto che magari quando sono al computer sto spesso così, quindi è una zona che tocco anche tanto. Però tutto sommato mi piace perché dura veramente bene, cioè è un bel fondotinta, ma mi piace solo ed esclusivamente in questa combo, quindi spugnetta e fondo. Non ho utilizzato dei primer perché devo dire che va bene anche da solo, nel senso che non ho notato delle differenze eclatanti, quindi se posso evitarlo, evitare lo step del primer, lo evito. Passiamo al correttore. Io sto finendo, perché è arrivato quasi a metà, no, più della metà, il Born This Way di Too Faced, la versione multi-use sculpting concealer, nella colorazione vanilla. Comunque vi rimetto tutto giù nell'info box. Che è un correttore ad altissima coprenza, lunga tenuta. Io ci sono giorni che lo uso addirittura su tutto il viso, proprio per andare a coprire bene, per andare a uniformare tutte le zone del viso, per non usare il fondo. E devo dire che è un prodotto che mi piace molto. Dura una vita perché è grandissimo. Quanti ml sono? 15 ml, però dura veramente tanto, anche perché è molto coprente, quindi vedete come copre bene, mi piace molto. Ok, la base è finita, ora mancano le polveri e io sto utilizzando come cipria, con molta soddisfazione, la cipria di Hourglass. Mi viene da ridere perché io vi avevo fatto vedere questa palette, che è la Ambient Lighting Edit nella versione Unlocked, che è questa palette di Hourglass con questi mini cialde, tutte di prodotti che trovate anche full size. Io l'avevo acquistata su Sephora, ma tanto tempo fa, non è più disponibile, però è disponibile, mi sembra, su Cult Beauty, mi sembra di averla vista. Comunque è una palettina appunto con queste 6 cialde. Vi avevo detto che le uniche che non usavo tanto erano queste due, che sono le polveri. In realtà, vi farò vedere da vicino, io sto consumando e ho praticamente quasi finito questa, che è la Finishing Powder in Soft Light. Ed è una cipria pazzesca. Non è una cipria, è proprio un velo fissante molto molto leggero. Io poi le polveri di Hourglass, lo sapete, le amo. Amo proprio tutto di Hourglass, in realtà è proprio un brand che mi piace. Vi stavo dicendo, non è un finish matte, non è assolutamente una cipria opacizzante, è una levigante fissante, la definirei, niente di più, però è veramente un bel effetto. Cioè io poi lo guardo e durante la giornata non mi fa lucidare, cioè non mi rende la pelle lucida, non mi... Mi regge bene, l'ho finita, cioè
Vi dico solo che è praticamente finita e probabilmente la comprerò in full size perché veramente mi è piaciuta. Sempre dalla stessa palette, cambio il pennello ma utilizzo il bronze. Vi dico come si chiama se vi può interessare, è il Golden Bronze Light ed è questo qui. Non sono quelli Hourglass fa o ha fatto, no, ma quella c'è ancora. Un'altra palette così con le polveri bicolor, nel senso che la cialda è fatta da due colori molto striati, non è quella, questa è un'altra. E quel bronzer, cioè non è quella linea di bronzer, è proprio il bronzer normale. Prendo il bronzer e vado un po'. In realtà non è un contouring, ma io vado proprio a scaldare il viso. E poi questo passaggio non ve lo dovrei neanche far vedere, ma è lui il solito, non vi dovrei neanche dire che blush utilizzo, ma lo faccio, Lovejoy di MAC. Questo è il secondo di fila che consumo. Mi piace un sacco perché regala proprio questo effetto primo sole, pelle baciata dal sole, molto luminosa, ma allo stesso tempo ecco, non è, cioè, su di me non assume un colore finto tipo il rosa, no? A me piacciono anche i blush rosati, però per tutti i giorni mi piacciono di più quelli così, tipo, oh, sono appena tornata dal mare. Ok, prossimo step sono le sopracciglia. Vado a fissarle subito, io utilizzo questo prodotto qui che è un prodotto di MAC ed è il Waterproof Brow Set nella colorazione Bold Brunette. Scarico proprio tanto tanto prodotto facendo questo movimento perché il pennello ne carica molto. E non parto dall'inizio della sopracciglia ma parto da metà, in modo da non avere all'inizio del sopracciglio troppo prodotto applicato. Questa cosa faccio anche di qua. Quando ormai il pennello è un po' scaricato vado all'inizio e poi subito, subitissimo dopo, prima che si fissi tutto, con una spazzolina da mascara di quelle usa e getta vado a distribuire un po' il prodotto cercando, ecco, di non fare questa cosa che ho appena fatto, cioè di non sporcare. Però ok. Ultimo step, ma quello fondamentale per questo video, è il trucco occhi che avevo quel giorno. Il trucco occhi che avevo quel giorno l'ho realizzato tutto, vediamo se qua non prende la luce, ok, con la palette di Charlotte Tilbury, sono le Luxury Palette, nella colorazione Pillow Talk, uscita nella collezione Pillow Talk. C'è ancora disponibile, io ho acquistato tutto, acquisto Charlotte Tilbury sul suo sito, perché è un sito comunque inglese. Non arriva dall'America, quindi non c'è dogana, non c'è rischio dogana, ma arriva dall'Inghilterra. Sono dei colori stupendi. È la palette che uso praticamente di più tutti i giorni, perché riesco a fare sia... cioè, riesco a fare un po' quello che voglio, perché ci sono quattro combinazioni di colori veramente bellissime. Sono tre colori quelli che uso di più e questo qui è un topper, che praticamente è un effetto brillantino. Ora, cosa faccio e cosa ho fatto sempre? Mi servono questi tre pennelli, quindi un pennello per applicare il prodotto sulla piega, scusate, sulla palpebra, uno per sfumare, uno per definire e per andare a definire anche l'angolo esterno della palpebra superiore. È una cosa veramente facile, però ve la faccio vedere. Allora, partiamo da questo colore qui, che è questo rosato, che vado ad applicare su tutta la palpebra mobile. Non porto la sfumatura troppo in alto, ma la lascio proprio nella palpebra mobile. Quindi inizio applicando e picchiettando questo colore qui.
Vedete che anche quando sono andata a fare questo movimento sono rimasta nella piega, non sono salita. Ora con il pennello, quello piccolino, vado a prendere questo colore più scuro, che è questo bellissimo nocciola, bellissimo, e vado ad applicarlo proprio nel triangolino esterno. Ne applico veramente poco alla volta perché voglio intensificare l'angolo esterno poco alla volta. Sempre con lo stesso pennellino vado ad applicare lo stesso color nocciola nella palpebra inferiore. Col pennello di prima, questo qui, riprendo il colore di sopra, quindi questo rosato, e vado di nuovo ad applicarlo in modo da sfumarlo un po' con il nocciola. Con un pennello da sfumatura, in questo caso completamente scarico di polvere, sfumo leggermente, ma vedete che non mi tengo comunque sempre nella piega, vado semplicemente a sfumare questi colori, questi ombretti si sfumano facilmente, molto molto facilmente, da sfumare tutto così. Ora c'è un po' di fallout perché ho preso troppo prodotto, in realtà non sono polveri che danno fallout, però io ho preso troppo prodotto. Prendo un altro pennello, perché mi sono dimenticata che devo fare un'altra cosa. Prendo un altro pennello e utilizzo il primo colore, che è questo colore luminoso, satinato. E lo vado ad applicare nella prima parte dell'occhio, proprio nell'angolo interno. Riprendo il colore col quale ho applicato questo. Il pennello, cioè non il colore, e vado proprio sempre qui nella parte centrale a scurire un po'. Scurisco un po' un'altra volta con il nocciola. Non voglio che si veda la sfumatura netta, no. Riprendo il colore chiaro e vado a metterlo nella parte della palpebra superiore, quindi sotto il sopracciglio, ma solo in questa zona, quindi solo nella parte centrale. Concentro la maggior parte di colore in modo che mi alzi otticamente questa parte qui. Poi con il pennello ormai praticamente scarico vado a portare il colore illuminante anche nella parte finale. Questo è tutto, poi ve lo faccio vedere anche da vicino quando metto il mascara. Facciamo l'altro occhio, ma lo facciamo velocizzato così ripassiamo mentalmente i passaggi. Ok, quindi questo è come applico questi ombretti. Alla fine li ho usati praticamente tutti. Possiamo anche usare, se volete, non mi potete rispondere adesso, però vabbè, questo topper qui. Questo è, appunto, vi dicevo, un topper con dei micro glitterini, ma molto molto sottili, che si usa appunto come top coat, cioè nel senso si applica proprio sopra gli ombretti. È molto bello quando lo applico all'angolo interno, comunque nella prima metà dell'occhio, perché va proprio ad illuminare quella zona. È molto molto carino. Non lo facciamo perché quel giorno non l'ho fatto, però appunto se avete questa palette potete farlo. Poi, mascara, avevo usato il Ciglia Sensazionali di Maybelline e usiamo il Ciglia Sensazionali di Maybelline perché è un mascara molto 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 bello. Mamma, quanto mi piace questo mascara. Applico il mascara. Ok, fatto.
In realtà abbiamo finito. Aia, fatemi sciogliere i capelli che mi fanno un po' male. Mancano i prodotti delle labbra. Io quel giorno non avevo applicato nulla se non il puro cacao, ma dato che ci siamo vi faccio vedere proprio il total look Pillow Talk, e quindi vado a mettere la matita Pillow Talk. Ok, questa è la Lip Cheat nella colorazione appunto Pillow Talk. Vi ho fatto un video a riguardo con tutti i dupe di questa matita che vi lascio qui nelle schede e potete andare a vedere, sono tutte alternative reperibili in Italia, possibili da vedere, da sbocciare dal vivo, e quindi vi lascio il video appunto per andare a vedere tutto. La applico su tutte le labbra, tutto il contorno e l'interno, proprio come se fosse anche un rossetto. Non è proprio la matita più semplice da applicare su tutte le labbra, perché non ha quella morbidezza estrema, per esempio, delle cream lip color di Kiko, che sono molto morbide, si sfumano, si applicano su tutte le labbra tranquillamente. Ma il fatto di aver applicato sotto il burro cacao mi ha aiutato adesso. Ma io vado a mettere un altro po' di burro cacao, perché comunque si asciuga molto, e non sono nel periodo in cui voglio prodotti che asciugano le labbra, sono nel periodo in cui le voglio un po' più idratate. Questo è tutto, ragazze, spero che vi sia piaciuto. Come avete visto è facile, nel senso che quando vi faccio un trucco occhi lo sapete, per chi non lo sa lo scopre adesso, io faccio solo cose molto semplici e veloci. Cose che potete riprodurre in veramente pochissimo tempo, nonostante adesso il video è andato un po' per le lunghe, mi sa di sì. Però se lo fate da sole, in silenzio, nel bagno o in camera o dovunque vi trucchiate, ci mettete veramente poco. Vi mando un bacio, ci vediamo al prossimo video.